Dalla tribuna l'ordine di Mourinho ai suoi è chiaro. Battiamo il Napoli per superare la Juve e mettere pressione ai bianconeri in vista del posticipo di domani sera. Dopo la sofferta vittoria di Cagliari, il Tour de Force nerazzurro inizia col Napoli di Donadoni, che si presenta a San Siro con il bilancio di una sola vittoria nelle prime quattro giornate. Alla Vezzi, Quagliarella e Amsic il compito di tirare fuori dalla crisi il tecnico ex milanista. Non gioca Datolo che va in tribuna, Donadoni lascia Cigarini in panchina e avanza Zuniga a centrocampo. Nell'interformazione confermata con Schneider dietro Eto'o e Milito, Balotelli va in panchina insieme a Muntari. La gara inizia in ritardo per la grande festa dei bambini di Intercampus. Per tutti c'è la stretta di mano dei giocatori. Evidentemente l'attesa fa bene ai nerazzurri, che scendono in campo indemoniati e dopo poco meno di due minuti sono già in vantaggio. Testa di Samuel da corner, De Sanctis respinge. Si crea una mischia risolta dal tocco finale di Eto'o. Terzo gol per il camerunese in campionato e sempre a San Siro. Per il Napoli non poteva iniziare in modo peggiore, ma purtroppo per Lavezzi e soci la furia dell'Inter non si placa qui. Passano altri tre minuti e Maicon va via in progressione. Pesca Milito che sorprende la difesa napoletana e batte De Sanctis. Al quinto già 2-0, micidiale il principe, che segna il suo quinto gol in cinque giornate. Il replay mostra però la posizione irregolare di Milito, che parte in fuorigioco. San Siro in delirio, il Napoli sotto shock, ma dopo 5 minuti la squadra di Donadoni prova a riorganizzarsi. Al dodicesimo su cross da destra di Maggio, Quagliarella sfiora il gol di testa. È tutta un'altra Inter però rispetto a Cagliari, e tra i più in forma c'è proprio Maicon, che al 17esimo sfiora il 3-0 con un gran destro di prima intenzione. La partita è bellissima, il Napoli non si arrende. Al 17esimo ci vuole un miracolo di Julio Cesar per negare il gol a Quagliarella, che si conferma il più vivo dei suoi. Grandissima parata del brasiliano sulla schiacciata di testa ravvicinata della punta napoletana. Non c'è tregua alla difesa del Napoli in sofferenza totale. Al 21esimo Milito manda in porta e tocca in posizione regolare davanti a De Sanctis, ma si allunga troppo il pallone e non riesce a superare il portiere col tocco sotto. Grandissima occasione sprecata dal camerunese, ma un Inter d'applausi che ricorda molto quella del derby. Infatti, come contro il Milan, arriva anche il triste nel primo tempo. Al 32esimo corner perfetto di Schneider, Lucio salta su Santa Croce e segna il suo primo gol italiano, che sembra affondare definitivamente un Napoli dalla difesa inguardabile come la sua maglia. C'è aria di goleada a San Siro, ma a segnare dopo altri 5 minuti è invece il Napoli. Corner di Amsic, gran sinistro al volo di Contini, che diventa un assist per Lavezzi tutto solo in area. Il Poccio non sbaglia e scarica in rete il pallone del 3-1. Primo gol in campionato per Lavezzi, che fino a quel momento non si era visto. Grave però la disattenzione della difesa interista. Gli ospiti tornano a crederci e Zuniga al 40esimo impegna Julio Cesar col sinistro. Nella ripresa l'Inter si ripresenta con Muntari al posto dell'acciaccato Schneider. Stankovic avanza in posizione di trequartista. Il Napoli ci mette buona volontà, Donadoni inserisce anche Aronica e Denis per Santa Croce Maggio, ma l'Inter controlla la gara e anzi sfiora il quarto gol al 24esimo con un insolito tiro di Samuel, che favorito da una serie di rimpalli calcia in porta e sfiora l'angolino. Non succede praticamente più nulla e Mourinho può abbandonare la tribuna con qualche minuto d'anticipo. La sua Inter va a dormire da leader solitaria della classifica e si prepara a tifare Genoa domani sera. Prima di andare di persona a Genova a sfidare la Samp sabato pomeriggio. In casa Napoli si preannuncia un'altra sfuriata di De Laurentiis sulla squadra e su un Donadoni sempre più a rischio.